Ok, signori, sento le palpitazioni del mio cuore e non soltanto, anche di tutti i vostri messi insieme in questo momento, perché il finale di partita è stata una cosa incredibile. Ma al di là del fatto che abbiamo vinto 1-0, l'abbiamo portata a casa e quindi andiamo avanti a testa alta come al solito, c'è un fattore positivo che va preso in considerazione e ve lo dico in questo video. Venite con me. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. Niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini de mi corazon, how you doing? Come state? Felici di questa vittoria sofferta, però felici di questa vittoria? Il vostro Andrea, stai calma da New York, pronto come al solito dopo ragazzi, un finale di gara, palpitazioni proprio a dire poco. Palpitazioni potrebbe anche essere stato il titolo del video, visto che il nostro grande Wojciech Szczęsny ci ha lasciato durante il primo tempo per una palpitazione appunto strana. Romeo Gresti ci ha fatto sapere che hanno fatto i controlli del caso e che tutto bene, fortunatamente tutto bene, giornata fantastica, tutto bene signori, tutto bene. Non mi dite che siete di malumore, che non vi è piaciuto come gioca la Juve, perché oggi proprio non accetto niente. Niente, non accetto niente, stai calma, come sempre, però non accetto niente perché partita tostissima, i primi 20 minuti abbiamo, ovviamente ragazzi, fatemi fare una premessa, aspettate un attimo, ci sono sempre i soliti problemi nel momento in cui facciamo gli errori a livello di scelte, no? Decisionali. Nel momento in cui facciamo degli errori tecnici a livello di passaggio, eccetera, eccetera, ne possiamo elencare varie, però al di là di questo, oggi abbiamo rivisto una Juve tosta che giocava contro una grande squadra, nel senso che lo Sporting di Lisbona oggi ha dimostrato di essere una vera squadra allenata molto bene e con, come dicono quelli bravi, con delle idee di gioco ben chiare. Veloci, rapidi nel giro palla e veramente, veramente tosti da affrontare. Questo è quello che mi è piaciuto di più. Oggi lo sapete, sono sempre ottimista, sono sempre positivo, però oggi particolarmente, non come ho detto nell'intro, semplicemente per il risultato, che ovviamente è una vittoria. Ma perché secondo me ci sono dei sottotesto che vanno presi in considerazione, che oggi sono andati molto molto bene. Abbiamo giocato contro una squadra appunto in formissima, una squadra più giovane di noi e una squadra che fisicamente ha dimostrato di essere un po' più in forma rispetto a noi. Però questo non significa che la Juventus non sia stata all'altezza dell'incontro. I primi 20 minuti, appunto, abbiamo giocato molto bene, nel senso piuttosto bene. L'unica cosa è che non siamo riusciti a concludere in maniera decisiva le azioni che siamo riusciti a creare. Dopo il 20esimo, dopo il primo tentativo loro da fuori area basso, in cui potevano appunto fare gol, hanno avuto il pallino del gioco in mano loro e noi abbiamo saputo soffrire come il mister aveva chiesto prima della partita in conferenza stampa, no? Quindi abbiamo saputo difendere, abbiamo saputo soffrire, abbiamo saputo rientrare in campo durante il secondo tempo e appunto aspettare il nostro momento, la nostra possibilità, la nostra occasione, e l'abbiamo portata a casa con un gol del gattone, il Gatti che ci ha segnato l'1-0, gol importantissimo. Io sono troppo contento perché oltretutto Gatti è, lasciatemelo dire, veramente una bella storia. È una bella storia per il calcio moderno, per qualsiasi ragazzino che si affaccia al sogno di una carriera nel mondo appunto di questo sport avvelenato come il calcio, sfortunatamente. Gatti è veramente, veramente una bella storia e sinceramente io
vorrei ogni giocatore della Juventus affrontare la sua avventura con questa gloriosa maglia con lo stesso spirito come la sta affrontando Gatti, no? Come ha dimostrato nei primi mesi in cui si è dovuto fare la panchina che si è dovuto fare, si è fatto la gavetta che ovviamente era necessario facesse, ma soprattutto si è fatto sempre trovare pronto. E se senti gli altri compagni di squadra parlare di Gatti, lo descrivono sempre come un motivatore, uno che tiene sempre l'umore degli altri molto alto. Diciamo che non è esattamente come un giocatore senza fare nomi, cioè ogni esempio è puramente casuale, ma diciamo che non è uno che va in panchina dimenticando la maglia da gioco perché pensa di non entrare, eventualmente perché ha litigato con l'allenatore. Insomma, questo un altro lato positivo. E ragazzi, io non lo so voi quello che pensavate a inizio luglio, però io oggi ho sentito come che finalmente per la prima volta da inizio luglio vedevo la possibilità di schierare in campo la squadra che ci stavamo aspettando. Fino ad oggi non c'è stata questa possibilità. Il Polpo Paul è ritornato tra noi e che piacere quando al 90esimo fa quella volata in spaccata e salva un'azione che potenzialmente poteva essere molto pericolosa per lo Sporting. E soprattutto che spettacolo per Perin, che a me sembra addirittura migliorato. È sempre stato un gran bel portiere, ma da quando è con noi ogni volta che viene chiamato in causa dimostra di essere a livelli altissimi, e quindi lo ringraziamo tanto per questo salvataggio, per questi salvataggi che è riuscito a fare nel finale. E a parte Perin, a parte Pogba che è rientrato, a parte il risultato 1-0 che è positivo, siamo felicissimi, però c'è ancora una gara di ritorno che non va assolutamente sottovalutata, ma ce l'hanno fatto vedere oggi. Andiamo a giocare in Portogallo, sarà uno stadio infuocato, sarà uno stadio che griderà vendetta per le occasioni create oggi da loro in trasferta, appunto. E secondo me, appunto, al di là di tutti questi lati positivi, ho dimenticato Federico Chiesa, che non è l'ultimo dei lati positivi. La cosa di cui dobbiamo veramente essere felici è questo tipo di approccio, questo spirito combattivo in cui la squadra è unita, compatta e combatte insieme contro gli ostacoli che le si presentano di fronte. Pensiamo, come ho detto ieri, come ho detto negli altri video, pensiamo partita per partita. Andiamo avanti così e portiamo avanti le cose buone che abbiamo, cercando sempre di migliorare gli errori e quello che sono i nostri difetti. Puntiamo alla perfezione sapendo che è irraggiungibile e sapendo che il lavoro costante, poco a poco, porta sempre dei risultati. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi oggi più che mai con il sorriso che cerco sempre di portare, ma oggi è ancora più facile perché secondo me c'è tanta speranza. E vi lascio con le tre regole che ormai dovreste già conoscere, se non le conoscete ve le ripeto perché non fa mai male: stay fresh, stay crispy, stay calma. Ciao belli.